Si è svolta in Palazzo Loggia la presentazione della Brescia No Limits, una competizione dove la sopravvivenza e il survival sono la parola d'ordine e dove gli elementi, terra, aria e fuoco, potranno essere o alleati o nemici. Una corsa con ostacoli e prove speciali di circa 20 km che martedì prossimo, 2 giugno, metterà a dura prova la resistenza e le capacità psicofisiche di circa 200 atleti provenienti da tutta Italia, dalla Francia e dalla Germania. Organizzata dal Comune di Brescia e dall'Associazione Dilettantistica Gruppo Sportivo Ducos, la manifestazione, seconda nel suo genere in tutta Italia, vede la collaborazione della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia, della Croce Bianca, del Corpo Forestale di Stato, del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Bagnolomella, della Protezione Civile Val Carobbio e del Team Survival di Bienno. La partenza è all'oratorio di Santa Eufemia, ma il percorso si estende lungo il naviglio che costeggia la statale per il lago di Garda. Entra nella Val Carobbio, nel letto della valle, non nei sentieri, passa nei vigneti dell'Istituto Pastori, dove ci saranno prove di tiro a segno, sale fino a metà Monte Maddalena per poi dirigersi al Parco Ducos per le prove di abilità e agilità, e infine ritorna a Santa Eufemia per la tirata finale. Alla presentazione, oltre al fautore del progetto, Fabio Salvetti, anche l'assessore allo sport e attività ricreative, Massimo Bianchini. Brescia No Limits, un'occasione che la città di Brescia ha colto immediatamente, l'amministrazione ha abbracciato proprio per i valori aggiunti che ha, oltre all'aspetto prettamente agonistico della manifestazione. I valori aggiunti sono proprio quelli di portare la città nel mondo, la città in Europa come conoscenza, proprio visto la partecipazione anche di diciamo quelle che sono squadre dalla Germania e dalla Francia, ma anche la possibilità di far conoscere Brescia in Italia.